partecipato a questa idea, a questo progetto l'anno scorso, e partendo dalla mission dei parchi, che è quella della biodiversità, di salvaguardare la biodiversità. Come potevamo collegare la biodiversità con un anno dedicato a Expo? Abbiamo pensato all'agrobiodiversità, perché il parco, fra l'altro, ha fatto diversi progetti proprio per salvaguardare non solo la biodiversità del territorio, quella naturale, ma anche proprio l'agrobiodiversità. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere poi l'Istituto Comprensivo di Salso Maggiore e la scuola di secondo grado, di primo grado di Fidenza, che sono quelle del nostro territorio, in questo progetto. Inoltre abbiamo anche chiesto una collaborazione con l'archivio del Comune di Fidenza e della Biblioteca di Fidenza, in modo che i ragazzi potessero andare a fare una ricerca e quindi conoscere il territorio anche nel passato. Adesso lascerei però la parola ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Salso Maggiore, che sono venuti qua a spiegarvi che tipo di progetto e come hanno svolto questo progetto e qual è stato il loro prodotto finale. Sono Riccardo e Marcello. Buongiorno, noi siamo io Marcello e io Riccardo. Siamo alunni della terza F in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Salso Maggiore Terme. Il nostro progetto si chiama La diversità del mio territorio e abbiamo collaborato col Parco dello Stirone e Piacenziano. Il progetto voleva farci conoscere i cambiamenti avvenuti nel nostro territorio dalla fine dell'Ottocento ad oggi, per capire che è importante salvaguardare la agrobiodiversità. Eravamo due scuole a lavoro, il nostro istituto e la scuola secondaria di primo grado di Fidenza. Ci siamo suddivisi due periodi storici. Noi, l'Istituto Comprensivo di Salso Maggiore Terme, abbiamo scelto il periodo dall'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché per noi è un periodo molto importante per la nostra città, perché in questo periodo si è sviluppato il termalismo. Invece l'Istituto di Fidenza ha scelto come periodo dal 1940 fino ai tempi nostri. Ogni classe ha sviluppato un argomento diverso. Gli argomenti sono stati il pane quotidiano, i frutti antichi, la fattoria prima e dopo, or non è più, diverso e bello, e il ruolo delle siepi nell'agroecosistema. Per realizzare questi prodotti abbiamo analizzato in classe con gli operatori del parco i progetti sviluppati dal parco sul tema dell'agrobiodiversità. I temi erano vari. Tra i principali si è trattato del progetto Laghetti, ovvero dei laghi costruiti nel parco per far prelevare l'acqua agli agricoltori in estate, perché se si prelevava l'acqua dal fiume, dopo gli esseri viventi che popolavano lo Stirone non avrebbero avuto più pozzanghere, più acqua per sopravvivere. Quindi è stato fatto questo importante progetto dal parco per l'ecosistema. L'altro progetto è stato il progetto Siepi, ovvero un progetto di delimitare coi campi delle siepi, ove si possono ripopolare perché hanno diversi scopi. Ci si può ripopolare la fauna, gli uccelli possono farci un nido, poi servono anche per l'agricoltura. Infatti nelle siepi possono andarci gli insetti dannosi che farebbero dei danni al campo. Invece così, andando nelle siepi, il raccolto sarà migliore. L'altro progetto è stato il progetto della frutta antica, ovvero il recupero della frutta antica del nostro territorio. Questi tipi di frutti sono stati quasi dimenticati e sono stati sostituiti con dei tipi più moderni di frutta, che sono, hanno anche un valore nutritivo magari diverso e poi sono pieni di concimi. Invece questi frutti antichi sono la storia del nostro territorio, quindi è importante recuperarli.
Successivamente abbiamo fatto ricerche nel Museo della Biblioteca del Parco e nell'Archivio Biblioteca di Fidenza. Infine abbiamo visitato l'azienda agricola La Ronzona, presente nel territorio del parco, per poter accogliere le testimonianze dell'agricoltore su come erano le fattorie un tempo. Questi prodotti sono stati esposti infine nel Museo del Parco. Alla fine è stato prodotto un opuscolo che verrà distribuito ai ragazzi e alle famiglie. Le vediamo.